Ciao ragazzi, sto tornando a casa, il momento gufaggio è andata male, è andata veramente male, e una Lazio messa bene in campo batte il Parma 1-0, una Lazio non bellissima in realtà oggi, che comunque fatica, che comunque ha le sue indecisioni, ma che comunque si dimostra più che altro concreta e con Caicedo riesce a sbloccarla. Tra l'altro lì poi l'indecisione difensiva del Parma fa molto perché Luis Alberto mette sto pallone al centro, rimane lì nel mezzo e poi lì Hernanico con Antro, mi ricordo chi era, forse Gagliolo, boh, potrei sbagliarmi. Nessuno dei due va a chiudere, nessuno dei due ci mette una pezza, nessuno dei due toglie le castagne dal fuoco e finisce appunto che Caicedo fa gol. Allora, a parte che sto a stringere le chiappe in un modo veramente, io ve lo dico, sto stringendo le chiappe come se non ci fosse un domani, perché in questo momento la Lazio si trova a meno uno, io non voglio, meno uno, io non voglio immaginare, io non dico niente, io non voglio immaginare che cosa potrebbe succedere, io non voglio immaginare, io non lo faccio perché io non voglio immaginare, però io non voglio immaginare. Detto questo, nel primo tempo vediamo una squadra concreta che è la Lazio, una squadra un po' più aggressiva che è il Parma, che comunque gioca bene, gli vanno fatti i complimenti, si impegna fino alla fine, ci prova e tutto quanto, però non gli riesce, viene punita da quell'errore lì. Poi nel secondo tempo ovviamente la Lazio è uscita più fuori. Io penso che la Lazio abbia giocato meglio paradossalmente nel secondo tempo rispetto al primo, nonostante nel primo avrebbe dovuto far gol, avrebbe dovuto cercare di sbloccarla, poi è arrivato a fine primo tempo. Paradossalmente ha giocato meglio secondo me il secondo tempo, ha alzato il baricentro, ha provato ad attaccare di più, ha provato ad alzare la difesa a centrocampo. Insomma, la Lazio non ha giocato meglio dopo. Ora, al di là di questo, parliamo del calcio di rigore. Non mi piace parlare degli arbitri, lo sapete, almeno che non mi vanno a condizionare troppo, non mi fa impazzire parlare degli arbitri. Io ve lo dico rapidamente, io credo ci fosse quel calcio di rigore e penso che sia veramente clamoroso che Corvar non si riesca ancora a capire se è rigore o non è rigore, è veramente clamoroso. Veramente veramente clamoroso. Credo che quel rigore ci fosse. Poi non lo so, magari lascio la parola a voi, magari uno è d'accordo, l'altro no, magari non lo so, fatemelo sapere. Ecco, fatemelo sapere qua sotto, almeno siamo tutti felici, però secondo me c'era. Come dico sempre, però non è da attaccarsi all'episodino, non è il Parma ha avuto delle occasioni, Stracoscia spesso ci ha messo una pezza, bravo Stracoscia che è cresciuto tantissimo. È quello il discorso. Poi in generale comunque al Parma secondo me vanno fatti va poco, vanno fatti complimenti al Parma e vanno fatti pochi insulti, diciamo, va poco attaccato, perché poi difesa praticamente perfetta tranne in quell'errore, la Lazio li ha purgati. La Lazio, raga, quest'anno è concreta, però io non voglio immaginare. Detto questo me ne vado perché c'è il derby e devo tornare a casa. Ciao.